Buongiorno. Due in cammino. Oggi si cammina poco. Vabbè, si cammina poco, sono 14 km comunque. Vabbè. Siamo in Lunigiana e stiamo dirigendoci al Borgo di Castevoli. Sì. Dove andremo a visitare il castello. Visitare, a vedere, non so, perché vediamo è privato. Troviamo. Il castello di Castevoli, poi magari facciamo un giro del borgo fortificato e magari anche qualche ripresa col drone. Magari siamo anche un caffè. E magari lei troverà anche un caffè. Illusa. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Da lontano pensavo fosse Fontana Fredda. Oh, il castello deve essere là sopra. Qui c'è da salire ancora un po'. Eccola il castello. Ma che bello! Si vede da qui! Sia questa la fontana che dà nome al paese qua sotto, che magari adesso la portata è ridotta, però quando magari con le piogge o in primavera, autunno. Qui c'è il castello di Castevoli, scusate l'allitterazione, e qui c'è anche un pannello scritto nell'antica lingua locale che, come potete vedere, è inintelligibile, nessuno riesce a... Magari sono un po' tanto scolorita. Ah, dici che non è lunigianese antico. No. Andiamo a visitarlo, dai. Borgo. Devo dare anche qualche dato noioso, come li chiami tu? Certo. Allora, diciamo che il castello si pensa sorga su una fortificazione romana che guardava la strada per Piacenza. Comunque si ha già notizie di questo castello, di questo feudo nel 1100. Dicevo che la famiglia d'Este era associata ai Malaspina, tant'è che già nel 1200 il feudo passa ai Malaspina. Poi il solito gioco di Malaspina, che si dividono qua, figliano di qui, figliano di là, divido il feudo di qui, divido il feudo di là, tutti i marchesi, è stato rimpallato tra tra i marchesi di Mulazzo e i marchesi di Villafranca, tranne un breve periodo dal 1400 al 1464 in cui è appartenuto alla Repubblica di Genova, poi si estingue e passa, torna ai marchesi di Mulazzo,
che lo acquistano da un condottiero che se n'era, che l'aveva acquistato a sua volta, e una volta estinta la linea dei Marchesi di Murazzo passa ai cugini di Villafranca, e a quanto pare i Marchesi di Murazzo avevano una mano leggera col borgo, mentre quelli di Villafranca erano un pochino più, come dire, esigenti, tant'è che c'è una sommossa popolare per cercare di scacciarli. Comunque non ce la fanno, ma alla fine, diciamo nel 1704, anche la linea dei Marchesi di Villafranca si estingue, per cui il borgo è finalmente libero. Questa probabilmente è una chiesa. Si vede ancora dentro qualche decorazione. Abbiamo deciso in corso d'opera di far diventare questa uscita un anello, per cui dopo il castello di Castevoli, ciò che si trova in località Borgo di Castevoli, scenderemo anche a Pieve di Castevoli, Foce, Rivazzo, Canossa, e poi torneremo giù a Villafranca. Vediamo, adesso qui prendiamo a sinistra per Foce. Sono tutti lì poi, tra l'altro, schierati. Vabbè, è bellissimo. Tutti lì vicini. Se non ci vedete più è perché ci siamo persi nei boschi a Lunigiana. E dopo una bella salita, però tutta all'ombra, arriviamo finalmente a Foce, dove non c'è niente, mi pare, però vediamo. Vediamo se troviamo qualche piacevole sorpresa. Oh, un bel colpo d'occhio sulle Arcuane, anche se per colpa della luce un po' di foschia non riusciamo a vederle proprio bene. Pecorelle di gesso al pascolo. Che tipo di erba mangeranno le pecorelle di gesso? Non so. Il campanile là sotto ci annuncia l'arrivo a Pieve, giustamente. Dove dovrebbe esserci sia un bar che un ristorante. Riuscirà la pellegrinetta oscura a bersi il caffè? E anche Rivazzo. Basta. No, niente rima. E ora verso Canossa. Non lo so, però io dubito che sia la Canossa della famosa contessa Matilde, perché non è segnato né nessun palazzo patrizio, nessun castello, nessuna villa, niente di niente. Per cui sarà una Canossa omonima. Stiamo andando a Canossa come l'imperatore. Che cos'è? Fece tre giri in ginocchio intorno al castello, cos'è che ha fatto? No. Te l'avevo studiato? Dovresti dimmelo tu, che oltre ad essere toscana è più o meno la tua materia. Io sono laureata all'Università della Vita. Sì. Per me è la Canossa sbagliata, comunque. Questo è un pigro abitato, penso non aver nulla a che fare. Ponte Magra, 5 km, Villafranca 5 km. E come ogni giorno stanno arrivando le nuvole in Lunigiana.